Allora, Nina, noi ci siamo conosciute quando tu lavoravi da muratore a casa mia, quando stavamo costruendo la casa. Esatto. Un giorno tu mi hai detto, sentendo parlare me, pieno scalpita di medicina naturale, mi ha detto che aveva tua madre all'ospedale che aveva una gamba in gangrena. Oltretutto aveva problemi alla testa con meningite e prendeva delle pillole. Che si era operata a Roma, Si era operata a Roma. si era operata a Roma, sì. Tu mi hai detto allora se io ti potessi aiutare, perché io ti ho risposto di no. Tu mi hai detto perché di no, perché non è mia madre, ti ho detto. Come se fosse mia madre tu la aiuteresti? Sì, perché se fosse mia madre io la uscirei dall'ospedale, perché io non sono medico e non posso prendermi la briga di poter aiutare una persona dentro l'ospedale. Tu non hai detto più niente. Se non sbaglio, ora cominci tu, sei mancato 3 giorni dal lavoro. Cosa è successo? Che io in questi 3 giorni ho preso mia madre, è uscita dall'ospedale, l'ho portata a casa, ho cominciato a curarla e dopo sono ritornato da te per darmi altre ulteriori spiegazioni come curare, diciamo, questa gangrena per la gamba. Se non sbaglio, allora, perché è stato negli anni 80, Sì, a è stato negli tanti anni. anni 80, se non sbaglio, io sono venuto, ho visto la condizione di tua madre, ho ti ho dato gli ulteriori consigli per poterla aiutare e tu hai fatto le applicazioni di fango, tutte le applicazioni che ti hanno dato, hai continuato a dare medicine o le hai tolte totalmente? Medicine non ne ho date più io. Hai tolto tutte le medicine. E No. se non ricordo male, tua madre, dopo 20 giorni, pur facendo un digiuno totale di sole liquidi, di sole acqua, infuse di erbe, tua madre si alzò dal letto e cominciò a lavorare, a pulire la casa. In grosso modo sì, è Ecco. la realtà, sì. In Ora realtà, se sono stati 20 giorni, non sono ora stati 30, capirai, magari no, non è un problema, non ma è, diciamo. cioè, con una differenza, quando mangiava carne, pesce e tutto il cibo che gli davano all'ospedale, era in fase di gangrena e gli dovevano togliere la gamba. Quando cominciò il digiuno totale, non mangiando più, soltanto bevendo acqua, e infusi d'erbe, non solo non prese più medicine, ma cominciò con le applicazioni che tu gli facevi, cominciò la carne a ricrescere fino alla pelle e la peluria. Quindi tua No. madre non ebbe più bisogno di tagliarsi la gamba come dicevano i medici. È così? Sì, è così. Questa è una dichiarazione che tu puoi fare alla luce dei. Sì, io quando dovunque lo posso dichiarare, lo posso anche scrivere perché è la realtà dei fatti. E aggiungo una cosa mia personale, io sono abbastanza, diciamo, credente, credo in Gesù, non ho, dico sempre la verità. Questa è una cosa importantissima. No, ti dimostro come tu vedi che era già qui, non è che ce l'abbiamo messo, magari qualcuno vede questo filmato e pensa che ce No. l'abbiamo messo. Questo era già qui perché io ieri sabato ho detto il Santo Rosario con un po' d'amici. Questo mi fa piacere perché vedo che c'è stato da allora, da come ci conoscevamo noi, un cambiamento in positivo nella tua vita. E questo è un grande dono che tu puoi fare. Con quello è finito. Posso? Poi chiudere se vuoi.